Amici dell'Enduro, buongiorno. Oggi parliamo di un prodotto che ha incuriosito tantissimi, le camere d'aria luccioli, e per farlo sono venuto a trovare un tester d'eccezione, Mario Rinaldi. Andiamo. Ed eccolo qua, sono venuto direttamente a casa sua. Mario, buongiorno. Ciao Angelo, benvenuto. Prego. Ed eccoci qua nella tana di Mario Rinaldi. Qui un po' di coppe ci sono, un po' di videocassette, un po' di DVD, e questo è il tuo regno. Beh, qui è praticamente dove mi incontro con i ragazzi quando facciamo la scuola di enduro, che ultimamente per impegni con FMI pratico un po' meno, però insomma si parla sempre di motociclette. Parliamo di camere d'aria, luccioli. Da dove arriva questa novità e perché tu sei direttamente coinvolto? Beh, allora, guarda, è molto semplice. Nell'inverno scorso io cercavo un prodotto che è un po' come tutti gli appassionati, che andesse un po' a sostituire quello che è la classica o mousse o camera d'aria. Per cui cercavo un prodotto che avesse una buona durata e molto, una buona praticità. Praticamente le esigenze, soprattutto nei nostri terreni qua nell'inverno, sono quelli che un giorno trovi le condizioni viscidissime e bisogna di avere molta aderenza, e il giorno successivo magari perché asciugato diventa veloce, con tutte queste scaglie, queste pietre, hai bisogno di avere un pneumatico molto duro, per cui hai bisogno di cambiare repentinamente la pressione o comunque la consistenza del pneumatico, ma con una facilità, con una praticità molto adeguata. Ecco che appunto, sfogliando ormai i vari internet eccetera, trovo questo prodotto brasiliano, questo signore che con una mazza e un'incudine ci mostra che con una camera d'aria la prende a mazzate e poi la gonfia e la camera d'aria non si pizzica. E mi chiedo, allora, è possibile avere questo prodotto? E con un amico, contattando dei personaggi che hanno del lavoro, appunto per lavoro frequentano il Brasile, riusciamo ad avere questo prodotto. Quali sono le caratteristiche di questa nuova camera d'aria? Beh, è innanzitutto un prodotto assolutamente nuovo, e praticamente con la caratteristica maggiore è che ha uno spessore importantissimo, che è di circa 7 mm, ma la cosa più importante è che ha i fermacopertoni, doppi fermacopertoni, fusi all'interno della camera d'aria stessa, per cui porta praticamente a zero il rischio dello strappo della valvola, perché la camera d'aria non ruota mai sul cerchio, neanche a pressioni, anche con le pressioni a zero. È un'alternativa alla mousse come utilizzo, e il peso è di poco superiore, ma quando guidi che beh, sensazione potrebbe hai? Potrebbe essere che soprattutto sull'anteriore si senta un po' questa massa in rotazione, che potrebbe forse ai più sensibili e più esperti farsi sentire. Io nei miei test vi dico che non ho trovato alcuna differenza. Quanto dura una camera d'aria del genere? Guarda, io le ho avute appunto da luccioli, anche gli ho fatto anche un po' da test, le ho montate a dicembre, ora siamo a luglio e ancora non ho avuto alcun problema. Mario, ma come si monta una camera d'aria dotata di due fermacopertoni e una valvola? Ok, ora insieme andiamo a vedere e vi mostrerò come si fa. Vai! Allora, togliamo i dadi di fissaggio del fermacopertone e il dado che serve proprio per bloccare la valvola, e di conseguenza si toglie la valvolina interna in modo che la camera resta libera. Poi la infiliamo normalmente, come se fosse una camera d'aria, dentro il copertone, in questo modo qua. Okay. Una volta che la camera è inserita nel pneumatico, prendete del sapone da pneumatici e lubrificate bene i labbri qua laterali, i bordi e l'interno della camera stessa. Questo per facilitare lo scivolamento della gomma appunto sul cerchione. Seconda fase, il cerchione. Nel caso avete un cerchione con solo due fori, perché la nuova generazione delle motociclette fuoristrada usano solo un foro per la valvola e uno per un fermacopertone, mentre i vecchi già erano predisposti per due fermacopertoni, con un pennarello e posizionando la camera d'aria sopra il cerchione, vi mostro come fare a prendere riferimento. Dopo aver preso posizione del terzo foro per il fermacopertone, con una punta da 9 andate a forare ed alesare gli altri due fori, per cui tutti e tre i fori dovranno essere da 0,9.
Dopo aver fatto questi piccoli accorgimenti, adesso procederemo con il montaggio, che è più semplice di quello che si crede. Mario, la prima fase qual è? La prima, infilo il fermacopertone nel suo foro. Ok. Lo tengo un attimino in pressione, come vedete, e metto il dado di fermo per il fermacopertone, inteso. Poi, lo stesso lavoro lo vado a fare con la valvola. Dado anche sulla valvola. Assolutamente sì. Una volta inseriti fermacopertone e valvola, vado a tallonare la gomma come normalmente si fa con un pneumatico, con qualsiasi, o con la gomma o con la mousse. Ovviamente mi accerto che la parte del labbro posteriore sia all'interno del cerchio e non all'esterno. Ok. Quando arrivo poi all'ultimo fermo, uso un fermacopertone abbastanza, scusate, un leverino abbastanza largo, e in questo modo faccio l'ultimo tallonamento. Ed entra da solo. E vedete che il fermo si trova in sede da solo. Punto il dado e poi procedo alla tallonatura classica come in un altro pneumatico. Dopo aver appunto aver fissato l'ultimo fermo copertone, procedo alla tallonatura come se fosse una normalissima mousse o camera d'aria. Una volta montata e tallonato il pneumatico, mi ricordo di andare a mettere lo spillo nella valvola. Quindi la valvolina, quella che ci permette di non far uscire l'aria. Ovviamente sì, perché ho lavorato finora senza lo spillo, in modo che di ottenere una buona flessione della camera stessa, e ora però mi devo ricordare prima di gonfiarla di mettere lo spillo che blocca l'aria. Fondamentale questo, sennò non si gonfia. Di solito a che pressione la usi tu? Beh, io la porto sempre da nuova, la porto sempre almeno a un bar. E poi, in base a quel che trovo in uscita, vado a sgonfiare. A montaggio e gonfiaggio ultimato, vi ricordo di bloccare i due fermacopertoni. Uno e due. Con un tiraggio adeguato, cioè non esagerare per evitare di strappare la valvola, il fermo interno, comunque di dare una consistente tirata. Abbiamo fatto faticare un po' Mario per vedere come si monta, tutti i segreti di queste lucciole. Io sono sicuro che è un argomento di grande interesse, perché è una grande novità questa qui. Quindi uniamo durata, il fatto di poterla personalizzare a livello di pressioni, controindicazioni, secondo te quali sono? Non può essere tutto così oro. Ma guarda, forse per il racing puro, per il pilota che affronta delle competizioni, è un pelino più laborioso il montaggio, sai, tra un giorno e l'altro, e lì forse la mousse la dà ancora per la maggiore. Però sicuramente per un uso amatoriale, secondo me, è un ottimo alternativo. Ok, sicuramente da provare. Ascolta, mi sa che c'è il Gio Sala che ti cerca. Se lo sai, lo sai, ma se non lo sai, te lo dice il blogger. Ciao, grazie Mario. Grazie. Tu che... no, non è un WhatsApp. Non ci vedo più, sì, no, questo qua poi tiro fuori quello di quello super, questo è un po' la battaglia. Ah, okay.